Ciao a tutti! Io sono Faith. Io sono Mart. E lui è Edo. D4Music. Ciao a tutti. Scusate se non facciamo un video da tanto, ma è successo un po' un Federica casino. Non sa mettere i video su YouTube. Non è vero. Non sanno schiacciare il tasto rosso della video. Per farci perdonare, mi ha deciso di fare una sfida molto cattiva. La rischia al gusto. Ovvero la rischia al gusto. Io devo scegliere questo. Sì. Il colore che esce, devo scegliere la caramella. Esatto, ce n'è una buona e una cattiva, la mangiamo insieme. Okay. Ecco. Vediamo. Giro io? Sì. Verde. Allora, piede sudaticcio di o giuggiola dolce. Cos'è la giuggiola? La giuggiola, voglio sapere. Adesso cos'è la giuggiola? No, Marti, è questo. Verde chiaro. Ah, verde chiaro. Questo. Tre. Alla salute. Due. Uno. Non capisco. Non so se... Mi sa che il mio è piede sudaticcio. Sì. Ma la giuggiola è tipo un pino? Vabbè, non è male, dai. Il mio piede sulla pancia. Ah, tra l'altro, dietro la telecamera c'è il nostro amico Alexus che salutiamo. Che ha azzeccato il piede sulla ticcia. Esatto. Ma io mi chiedo, ma come hanno fatto a capire cos'è il piede sulla ticcia? Penso che è buono. Secondo me lo leccano. Sono feticisti. Seconda sfida, ma aiuto. Forse questa volta l'ho presa buona. Io no. Erba cattiva o albicocca capona. Albicocca capona? Capona. Ma che verde è azzurro, questo qua. Azzurro? Quindi quello di prima. Questo. Ma quello è un blu, no, ragazzi, scusatemi, guardate, questo è il blu. Giusto. Ah, ecco. Hai ragione. Quindi avete sbagliato voi. Questa sembra cattiva, pronti? Buon appetito. Io ho messo in bocca. Mamma! Capo io! Ho quella buona! Io ho preso il mio! Che schifo! È una cosa orrenda, no! È la mia buona! Questa che faceva talmente tanto schifo che c'è anche dei peletti! Terza schifosissima sfida! Brufolo con pus o lampone viola? Ragazzi! Ma ecco, questo qua sono andati nei licei, dove ci sono i ragazzi in fase di pubertà, hanno provato a assaggiare. Hanno schiacciato! Salute. L'ho presa buona, meno male. Ma se l'ho dato al signore. Non capisco. Mi sa che la regia ha beccato per quello un po'. No. Un battito del 5. Stavolta ci è andata bene a tutti. Sì, sì. Ma anche viene. Ma lui no. Vabbè, sarà bello farlo. Poi me la mangio lo stesso. Vabbè, tocca a me. Allora, sì. O pupù fresca o kiwi jumbo. Ragazzi, stai prendendo la merda. È questa? È questa? Veramente, io vi giuro che stai prendendo la merda. Non me ne vado via. Sì, me ne vado via. Minuto di silenzio. Salutiamo il nostro amico Gianni Morandi, che in questo è un campione. Guarda, se questo video non arriva a 300 like, io... Ho mangiato talmente tanta merda in sto giro che mi viene a dire ciao ragazzi, ciao, un abbraccio, ciao. Ma le mani più grosse. Sto la rosa. Piede sudativo. No. Alito della nonna o fragole di bossa? Ragazzi, lo sta già da prima, l'alito della nonna è ancora... La cipolla. Questa. La vostra. No, raga. Questa è sfiga. Ma che schifo, mio Dio. Sto giro mi è partita. È una cosa bruttissima. La cipolla anch'io. La lancia pesante. È una cosa bruttissima. Ma mia nonna non ce l'ha. Allora, fermi tutti. Io prima l'ho assaggiata, cioè perché mi sono per sbaglio ho provato. Sì. E mi era venuta fuori questa schifezza, l'ho ripresa e ora rivomiterò. No, ma nemmeno la bagna cauda che faceva mia nonna. Ma mia nonna non c'ha l'alito così. Ma da dove ripetono le nonne? Ma perché la nonna? Basta. Cosa ha fatto sta povera? Finito, vero? L'ultimo giro. Ragazzi, stavo... Se uno di noi quattro becca la caramella cattiva e riesce a ingoiarla, vince. Aspetta, cosa si vince? La sfida. Facciamo una cosa, dato che ce n'è rimasta una che non abbiamo ancora fatto. La bianca. La nera. La per gatti o... Ce ne sono solo due. Ce ne sono due. Sì, non c'è. Vabbè, e due prendono la nera. Che è carogna, marcia o prugna selvatica. Che è? La vostra. Ok. Ma io volevo assaggiare... No, scusa, io devo mangiare giù per gatti. Io ho beccato uva bianca. È buono. Cos'era l'alternativa del nero? Carogna.
Ma cos'è la parola? Quindi hanno... Ragazzi, ma le caramelline della Leone, che erano tanto carine, allo stesso gusto, non potevate prenderle. Vacca e puzzolente. Io voglio provare questo. Anche io voglio provare vacca e puzzolente. Io... Quale vacca e puzzolente? Questo. Io ragazzi perdo. Provaci. No. Ho perso, guardate, la sto masticando, ma fa veramente troppo schifo. Prova con un'altra. No, la verde cos'è? La verde scuro? E vacca, questo ce l'ho io. Ah, ok, vediamo un po'. Io questi sono per gatti. No, raga, è masticabile, però devo buttarlo giù. E pensate che io ho anche studiato nella mia vita, mamma mia, mi sono trovata a mangiare carote. È buonissimo, ci vuole per vomitare. Non riesco a ingoiarla. Assaggio water, è buono? No, fa schifo, però l'ho ingoiata perché, non lo so, è rosarica. Ma avete detto che avrei vinto la sfida, l'ho vinto. Hai vinto, visto se è buono? Hai vinto un materasso della Hemiflex. Grazie, di quelli scontati no, perennemente. Esatto, con l'offerta scontata da quando... Fin da quando Barbara D'Urso ha iniziato a lavorare, quindi quant'era? 60 anni fa? 60 anni fa. No, ma fai un dettaglio allo zucchero, perché hanno messo lo zucchero, perché comunque lo zucchero è dolce. In realtà non è zucchero, ma è... Serve a darti allegria. Vediamo se è zucchero o qualcos'altro. Comunque questa sfida si è terminata qui. Perché noi ci ricordiamo sempre. Anche devo girare. Un attimo. Vola, con quanto fiato in gola, cioè. Meno male che è finita. Sì. Sì, esatto, abbiamo finito questa bellissima sfida che non rifaremo mai più. Ma che novità. Perché riprendi me? Vuoi vedere la mia faccia schifata? E ringraziamo il cameraman. Ciao raga. La regia oggi è stata molto molto bella. Sotto nelle descrizioni metteremo i link delle pagine di For Music, dei profili di Edoardo, di Gianluca, dei nostri profili, mettiamo Instagram, Facebook, Ask. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.